Senza questi riflessi. Grazie, grazie. Con il computer rotto sarei spacciata. Di nulla. Sa, starei lavorando a una cosa importante. Ah, sì? A cosa sta lavorando? Mi piacerebbe saperlo. Non vorrei annoiarla. Ma no, annoiarmi. Potrei darle del tu. Certo che potresti. Potresti anche sederti per un caffè. Che ne diresti? Beh, sarei uno stupido a non sedermi. E sarei ancora più stupido a non dirti quanto sei carina. Ti offenderesti? No, mi faresti un complimento delicato e potrei dire la stessa cosa di te. Allora avrei fatto la scelta giusta, anche se avrei poco tempo. Scusi, posso avere un caffè? Allora staresti lavorando. E di che cosa ti occuperesti? Sarei una scrittrice freelance e insomma avrei un blog di design. Scriverei degli articoli e ogni tanto li pubblicherei, se mi chiamassero. Un lavoro affascinante. Anche se di design non ne capirei un granché. Avrei voluto scrivere anche io, ma poi avrei fatto il geometra e avrei dovuto lasciar perdere. Dovresti farlo comunque, come hobby magari. Sì, potrei farlo. Potrei riprendere. Mi immaginerei un sacco di storie e qualcuna potrei anche scriverla. Farei della fantascienza. E così saresti un sognatore. Una scrittrice e un sognatore. Ce li vedresti come coppia. Beh, ma non sarei soltanto un sognatore. Sarei anche un impiegato nella ditta di famiglia. Così potresti contare su uno stipendio a tempo indeterminato. Saresti un uomo da sposare, quindi. Beh, mi sposerei con la persona giusta. Sarebbe un matrimonio da favola. E tu saresti bellissima. Scusa, ma avrei notato come avresti guardato il sedere di quella ragazza. L'avresti fatto anche da fidanzato? O magari da sposato? Ma cosa dici? Quale sguardo avresti notato? Quello sguardo? Quello che l'avresti lanciato? A lei o magari a qualcun'altra? Che ne so, magari una biondina, tutta formosa. Gliel'avresti lanciato? Gliel'avresti lanciato come? Ok, magari gliel'avrei lanciato uno sguardo, ma non credo che sarebbe stata la fine del mondo. E tu? Tu non avresti mai pensato a nessun altro? Non avresti notato, che so, il cassiere del negozio sotto casa o un tuo collega? O... aspetta. Paco, l'istruttore di latino americano. No, non sarebbe andata come pensi. Ci sarebbe stata un'intesa, dell'interesse, insomma, non sarebbe stata una cosa di solo sesso. Cosa? Tu avresti scopato con Paco! Mi avresti tradito con l'istruttore di latino americano! Sì, ma sarei tornata da te, non avrei mai smesso da amarti! E chi se ne frega! Saresti tornata da me! Saresti tornata! Avresti supplicato, avresti strisciato.
Mi avresti detto che ero l'unico uomo della tua vita. Ma io... Io ti avrei perdonata. E io ti avrei amato così tanto. Avremmo fatto l'amore la sera stessa. Avremmo fatto un figlio la sera stessa. E lo avremmo chiamato... Paco! Stai scherzando. Lo avremmo chiamato Libero. Libero. Sarebbe stato di buon auspicio. Certo che... questo caffè... Scusi, potrei avere il caffè? Mi avresti coccolata durante la dolce attesa? Sì. E mi avresti viziata? Certo. E mi avresti comprato le fragole d'inverno? Beh, sì, sarebbero costate un capitale, ma sì. E la colazione? Me l'avresti portata a letto? Tutte le mattine per 9 mesi? Sì. Ma non saresti stata a letto per 9 mesi? Ehi, bello, sarai incinta di tuo figlio. Potressimo starti almeno un po' premuroso. Magari tenere in ordine o lavare quel cumulo di piatti. Veramente dovrei fare degli straordinari. Degli straordinari? Sarebbero necessari? Beh, sì. Tu come freelance non avresti la maternità. E io dovrei badare a tutti e due. Anzi, a tutti e tre. Certo che... però di soldi ne avresti spesi. Per esempio quei 300 euro che mancherebbero dall'estratto conto. Sai, lo guarderai anch'io. Ah, li avresti guardati anche tu? Forse sarebbe stato meglio avere conti separati. Scusa, cosa avresti detto? Nulla. Quindi? Quindi? Sarebbe un regalo per te. Peccato che il mio compleanno sarebbe già passato. Ah, ma per l'anniversario. Mancherebbe un anno. E chi sarebbe Monica? E tu frequenteresti questa troia mentre io sarei per dare alla luce tuo figlio? Potrei spiegarti. Spiegarmi? Spiegarmi cosa? Ma io ti porterei via anche le mutande! E tuo figlio non lo vedresti mai! Mai! Ok, ok. Potresti calmarti un attimo. Sarebbe stato un periodo molto difficile per me. Io mi sarei sentito molto solo e avrei avuto bisogno di attenzioni. Insomma, ci sarei cascato. Ma non sarebbe stata una cosa seria. Non sarebbe stata una cosa seria. Il caffè? Arrivo! No! Dovresti stare più attenta! Avresti potuto bagnarle il computer! Oh, belli calmini, eh! Non è successo proprio niente! Adesso ve ne porto un altro! Allora, potrei chiederti di uscire. Esci con me. Dario. Lisa. Scusi, potrei sedermi?